Buon pomeriggio amici di Teleprima, siamo prontissime come sempre, come ogni giorno, per raccontarvi tutto ciò che è successo nell'ambito dello spettacolo, della TV, dei litigi, perché oggi parleremo tanto di litigi, di occasioni perse, ma anche di slanci della vita, di una nuova carriera, slanci in TV, slanci di influencer. Ancora ci poniamo delle domande importanti, tipo Awed. Ma chi è? Chi è però? E anche oggi proveremo a rispondere a questa domanda. Lo farò ovviamente insieme, come sempre, a Elvira Vigliano. Ciao Ciao Elvi. Ale, ben ritrovata. Oggi puntatone oggi. Oggi un puntatore perché partiamo proprio a bomba con un po' di parole al veleno, un po' di parole infuocate, ma soprattutto storie intrecciate tra Come loro. sempre Come sempre, sì, poi. lasciamo un attimo da parte l'amore perché poi ci piace, sì, però a un certo punto vogliamo anche un po' di grinta. Sì, perché non siamo poi così romantiche noi caratterialmente. Ci piace l'inciucio, però fine a se stesso, insomma. L'importante è che ci sia poi qualcosa di cui sparlare realmente dietro. Ecco, c'è un personaggio che è poi il nostro primo personaggio di riferimento, alla quale piaccio perché ho spoilerato che è donna, quindi alla quale piacciono proprio tanto questi inciuci, essere sopra le righe, sempre con una parolina di troppo. L'abbiamo vista anche nell'ultima edizione del Talent di Queen Mary. Amici, fare coppia con Rudy Zerbi, quindi in questo team molto particolare e irriverente. E parliamo di Anna Pettinelli, che sicuramente non sarà Miss Simpatia, almeno a No. me non dà questo senso proprio di amicona, simpatica, accomodante, però sicuramente un'idea molto precisa sulla televisione italiana, sulla radio nello specifico e sulla musica ce l'ha e anche da tempo. Sì, anche perché lei è impegnata in radio, quindi è cresciuta molto con questo impegno radiofonico e devo dire che insomma in principio non l'apprezzavo più di tanto e continuo a farlo per i modi che ha insomma Sì. di porsi. Lei crede nel talento dei ragazzi, però molto spesso vede qualcosa che in realtà non c'è. E quindi questi scontri con Rudy Zerbi, che anche lui insomma segue la stessa linea, fanno un po' discutere perché non si sa realmente se quello che viene premiato sia in realtà la bravura e il talento o semplicemente un hit dell'estate e così via. È vero, anche perché si sono detti poi parole abbastanza pesanti proprio in diretta, non se ne sono mandate a dire con questi scontri, fratricidi ovviamente nel noto talent, è tutto anche un po' per fare share, per fare Sì. spettacolo. Sicuramente l'ha raccontato la stessa Risa, che scherzava anche se in maniera diversa, più sentimentale, con Rudy, ha detto al di fuori del programma siamo tutti amici, ci rispettiamo, ora ci vuole amici. Ovviamente Amici. ci vogliamo tutti bene e quindi molto spesso lo facciamo anche per divertirci. Sì, ci sta anche perché insomma si passano tante ore insieme, l'abbiamo sempre messo in discussione questo fattore, quindi si deve considerare anche l'altro lato della medaglia, collaborano insieme da tanti anni e sicuramente credo che si siano fatti un nome grazie a Maria De Filippi perché insomma per quanto riguarda il loro passato non ho certezza che siano realmente degli esperti di canto, però pare che siano stati in grado di apprendere una serie di strumenti che gli sono poi serviti per fare da docente. Vero è che, insomma, durante le diverse edizioni abbiamo visto che in realtà i ragazzi sono seguiti da un coach interno, quindi, insomma, il loro lavoro si limita semplicemente al lato televisivo. Però, insomma, pare che i loro contatti con le radio possano essere utili per lanciare questi ragazzi nel mondo dello spettacolo. Esatto, perché è proprio quella poi un passaggio, proprio quello, un passaggio molto importante di tutta la questione, anche perché il talent, lo diciamo sempre, è un trampolino di lancio, però la vita reale, la carriera reale è quella che viene dopo. Certo. Devo dire che la carriera dei ragazzi, di Amici, sta andando molto bene. San Giovanni con Malibu alle primissime posizioni delle classifiche, anche che resiste nonostante le prime settimane dei tormentoni estivi, quindi già questo è un risultato importante. E tra i pupilli della Pettinelli c'era proprio H7, Sì. anche lui sta facendo molto bene ed è proprio lì
che volevamo arrivare, perché in una diretta proprio con Aca, Anna Pettinelli si è lasciata andare a qualche dichiarazione di troppo, sicuramente non troppo amichevole, di altri talent concorrenti. Appunto, nella fattispecie parliamo di X Factor che inizierà tra pochissimo, ha cambiato non giudici per la prima volta che sono stati tutti confermati, ma ha cambiato conduttore Ludovico Tersini, questa giovane star soprattutto della cinematografia ma anche delle serie TV italiane, sì, conosciuto particolarmente dai giovani, quindi ha lasciato, ma lo aveva dichiarato già lo scorso anno, Alessandro Catte. E soprattutto X Factor ha cambiato format, infatti non sarà più diviso in categorie, c'erano donne, uomini, under e over e gruppi musicali, bensì ogni giudice avrà il suo team misto. E giustamente, ha detto Anna Pettinelli, ci hanno copiato. È diventato soltanto la copia di Amici, ma anche e soprattutto, secondo la Pettinelli, una brutta copia, perché poi chi arriva secondo è sempre una brutta copia. Sì, devo dire che per quanto io ami alla follia Queen Mary, il format di X Factor credo che sia qualitativamente diverso. Anch'io credo. Perché insomma si presentano dei ragazzi che hanno dei trascorsi musicali e che quindi magari hanno una serie di inediti in cui la tecnica vocale viene insomma scelta come elemento primario. Invece ad Amici sostanzialmente si lanciano questi ragazzi nel grande mondo dello spettacolo, in cui con l'autotune e senza autotune riescono ad andare avanti. Si tratta di ragazzini ancora acerbi che devono compiere magari ancora 18 anni e non sanno come va la vita. Invece credo che X Factor dal punto di vista qualitativo sia molto più importante, insomma, anche perché l'abbiamo visto, se non erro da lì provengono appunto i Maneskin, ma tanti altri artisti che poi hanno rubato la scena agli storici artisti per i quali noi siamo totalmente appassionati, quindi credo che ci sia un dislivello da questo punto di vista. Che per realtà pensavo che è un po' il contrario, perché X Factor era l'unico con la divisione in categorie, sì, mentre tutti gli altri, come ad esempio lo stesso The Voice, ovviamente partiva da una categoria, ad esempio nell'ultima edizione di The Voice Senior, una categoria già di età prestabilita, però non c'era distinzioni tra band, uomini e donne, quindi ci si sceglieva il proprio gruppo e la propria squadra, il proprio team appunto, in base ai gusti personali e soprattutto riferendosi al progetto musicale di un certo artista e quindi del giudice di riferimento, anche perché ovviamente sarebbe impensabile che poi, te ne dico una, non so, Gigi D'Alessio, che era appunto giudice di The Voice, squadra, portasse dei cantanti metal, perché molto distanti appunto dal suo genere musicale, nonostante poi si sia provato più volte a fare appunto delle grandi sinergie tra gusti musicali e generi musicali diversi. Però secondo me è giusto che ogni giudice possa decidere il proprio team in base appunto al proprio percorso, al percorso che vuole inscenare nei live di X Factor, senza troppi paletti. Sì, credo che anche io sia giusto, anche perché sostanzialmente i generi musicali esistono per questo motivo, per fare delle differenze, soprattutto dal punto di vista tecnico. Mentre insomma parlavi, mi è venuto in mente lo stesso Enrico Nigiotti, che è partito magari da X Factor, non ha avuto successo e poi si è trasferito ad Amici, e da lì insomma la sua vita è cambiata notevolmente. È come se fosse diverso proprio l'approccio alla musica che viene fatto. In tempi passati Amici aveva un valore molto più profondo, perché non si guardava molto alla televisione, ma si guardava di più il talento dei ragazzi, le abilità, si faceva sì che insomma i ragazzi potessero crescere nella scuola. Oggi invece si punta molto alla bellezza, se una ballerina è carina, se un cantante sa cantare qualsiasi cosa, quindi ha perso un pochino di valore. Credo che invece X Factor abbia un'identità precisa, e quindi non sono assolutamente d'accordo con la Pettinelli, mi dispiace. Neanche io assolutamente, anche perché poi l'avevamo detto commentando ovviamente nelle scorse puntate, proprio l'ultima edizione di Amici, ormai è sempre meno un talent e più un mix tra Grande Fratello, Temptation, sì, Island, dove si lascia molto spazio ai rapporti interpersonali, agli inciucetti, alle relazioni
relazioni, le storie d'amore. Proprio per tranquillizzarvi, vi ufficializziamo anche che sì, Daddy e Rosa si sono lasciati, ma Daddy sembra che si sia già consolato con un'altra nuova fidanzatina. Sì, sì, noi eravamo in pensiero e sappiamo che eravate in pensiero anche voi, adesso possiamo dormire tutti tranquilli e andare al mare adesso con questa notizia. Ecco, aspettiamo di conoscere il nome prima di darvi ulteriori informazioni, però almeno siamo tranquille su questo. Poi ovviamente con l'incombere della nuova edizione di X Factor la commenteremo e vi daremo anche i nostri giudizi anche per quanto riguarda Ludovico Tersigni, che è questo nuovo conduttore molto giovane, carinissimo, che si è commosso quando ha scoperto di aver avuto questa grande opportunità. E devo dire la verità, poi facendo anche un po' di paragoni, che è impensabile perché hanno un'età diversa, un'esperienza diversa con Cattelan, però mi ricordo un po' il primo Cattelan. Sì, all'inizio Cattelan era proprio acerbo per quanto riguarda la conduzione, ma devo dire che è cresciuto tantissimo e anche insomma le diverse partecipazioni poi ad altri programmi lo hanno reso un conduttore a tutti gli effetti, e credo che ce ne vorrebbero tanti altri così. È vero, anche perché parlando proprio del nostro secondo argomento, che appunto riguarda Alessandro Cattelan, ha rilasciato una lunga intervista proprio sul suo futuro, anche perché è una persona che è molto dedita alla famiglia, è vero, è social ma mai troppo, sì, mai sotto i riflettori per gossip o per scandali, si diverte tantissimo con le sue figlie, con la sua compagna, sono veramente molto carini, però ha deciso di chiarire un po' la situazione, anche perché nella scorsa edizione di X Factor avevo ufficializzato appunto il suo addio anche con una celebrazione molto particolare, con un video di tutte le sue partecipazioni molto molto emozionante, e poi ne avevamo un po' perso le tracce, nel senso che vediamo tanti conduttori, tanti partecipanti a reality che escono dal reality, nome a caso Tommaso Zorzi, giusto per dirne esatto, uno. Giusto per dirne uno, e subito fanno altro. Lui si è voluto un attimo fermare e ha dichiarato proprio di volersi prendere questo periodo per riflettere sul futuro. Giustamente la domanda è sorta spontanea: dove ti vedi, cosa vuoi fare da grande? E lui ha detto, cosa che poi possiamo dire, ve l'avevamo detto perché era un po' la naturale conclusione delle cose, si vede in un programma un po' alla Fiorello, un po' diciamo nostalgico, quindi one man show dove si possa ballare, cantare, ci sono dei momenti comici, dei travestimenti, quindi veramente, come dicevamo nelle scorse puntate, uno show che al momento manca in Italia, spero veramente lo possa realizzare. Sì, lo spero vivamente anche io, perché significherebbe poi rinfrescare un pochino il palinsesto che abbiamo visto essere un pochino statico. Fatto sta che insomma la scelta che ha fatto Cattelan credo rispecchia anche un pochino il suo modo di essere, è un ragazzo molto riflessivo che, come hai detto tu, non è mai stato soggetto di una serie di gossip, sappiamo pochissimo della sua vita, quello che lui vuole fare sapere, e quindi questo risponde poi anche a tante domande delle sempre più frequenti influencer che girano sul panorama. Fatto sta che insomma lo stop credo ci voglia, è come se finisse una relazione, insomma, una relazione con un programma, con un canale televisivo, e c'è bisogno di un po' di stop per capire effettivamente se quello che si è fatto può essere migliorato, se magari si può fare sempre di meglio, perché i limiti a volte non li conosciamo, ce li poniamo noi. Quindi cercare magari di superarli e alzare l'asticella ci permette anche di dare sempre di più a chi ci segue, piuttosto che invece rimanere sempre sulla stessa linea e poi essere criticati da Pippo Baudo, perché ricordatevelo che lui è sempre presente, Pippo. Esatto, è sempre qui, diciamo, sì, l'ombra sì, presente l'uccello del malaugurio. Esatto, di tutti i conduttori, anche perché c'è entrato proprio l'argomento del quale poi ha parlato anche lui appunto in questa intervista, ha detto era facile continuare così senza tempo nella mia comfort zone, che ormai era proprio diventata X Factor, un programma che comunque era stato cucito sulle sue corde. Ricordiamo che oltre a una carriera da conduttore lui è stato anche un rapper in passato, quindi ovviamente la musica e sua compagna di vita di tutti i giorni, e quindi la conduzione anche rapida, questa diretta lunghissima, erano proprio perfette per lui, per Alessandro Cattelan, e ora si vuole mettere in gioco con qualcosa di nuovo e anche con emittenti, ovviamente si spera nuove, non si sa ovviamente di quale scuderia farà parte. È stata chiesta anche l'eventualità
di una conduzione del Festival di Sanremo, anche perché è un altro punto, diciamo, cardine della televisione italiana, che dopo le due conduzioni brillanti di Amadeus e Fiorello, possiamo dire, però ha bisogno di un po' di novità, sì, perché altrimenti anche in questo caso poi si andrebbe un po' troppo nel banale e nel solito. E lì ha detto: ho dei gusti musicali troppo particolari per Sanremo, inviterei solo chi piace a me, ovviamente, sì, quindi vari rapper, Fabri Fibra, Salmo, magari non quelli di mainstream, però mi piace tanto anche la musica italiana, quindi inviterei Zucchero, Jovanotti. E perché no? Mi ha ricordato un po' l'ultimo festival, sì, dove era di tutto un po', non si distacca poi tantissimo dalla realtà, infatti ha fatto anche altri nomi, Madame, quindi perché no? Magari era un indizio anche di qualcosa che potrebbe accadere. Sì, le proposte tardano ad arrivare, anche perché insomma ci vuole un pochino di tempo, e credo che forse questa attesa sia legata anche al di Cattelan, intendo, a cercare qualcosa che sia un pochino di più. Perché insomma passare poi a Rai 1 in prima serata e condurre poi un festival della musica credo che sia poi il modo perfetto per poter concludere un percorso abbastanza complesso che ha intrapreso. Fatto sta che insomma, visti poi i diversi gusti musicali dei vari conduttori che si sono poi succeduti uno dopo l'altro, credo che quelli di Cattelan rispecchino anche un pochino la tradizione italiana, quindi forse, insomma, speriamo che possa esserci Cattelan al prossimo Sanremo. Guarda, poi te la butto lì, visto che il periodo dei duetti un po' improbabili, quindi Orietta Berti con questo nuovo trend musicale giovanile, quindi Achille Lauro, Fedez, Gianni Morandi e Jovanotti, perché non affiancargli magari anche una persona più esperta della, sì, TV, proprio a creare questa rottura tra presente e passato, come può essere lo stesso Pippo Baudo, comunque un personaggio simpatico e riverente, o anche Gianni Morandi magari, quindi perché no? Sì, pensavo proprio a lui come co-conduttore, perché effettivamente insomma sono animi diversi l'uno dall'altro, però che possono apportare un plus insomma al festival, quindi potrebbe esserci questo scontro tra identità, che forse rappresenta anche un pochino tutto quello che abbiamo vissuto, che vivremo, perché la vita è fatta di questo, di nostalgia e di futuro, quindi credo che potrebbe essere una bellissima idea. Però insomma, chiama quelli della Rai, fai, sì, presente queste idee, perché noi sono meravigliose. Noi l'idea ve l'abbiamo lanciata con le perle di saggezza di Elvira, quindi ora sta a voi, ci sono ancora un po' di mesi prima del festival, vediamo che succede. Ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui, ancora buon pomeriggio dal nostro gossip. Stiamo amabilmente chiacchierando di prospettive, lanciando idee anche per il prossimo Festival di Sanremo, e resta ancora una domanda. Cioè, ma chi è Awed? Questo non lo scopriremo mai. Credo che lui scriverà un libro solo per spiegare chi è, perché è la naturale evoluzione di tutto ciò che sta accadendo in questo periodo. Allora, Awed, prima di tutto, è il vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. E fin qui è l'unica certezza. È uno youtuber, quindi... Devo dire la verità, io poi seguo molto i social, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, ma i youtuber sono proprio, tranne ovviamente i proprio più famosi, però dopo un po' mi annoiano, questo ovviamente però è il mio gusto personale. Non la pensano così i 1,7 milioni di follower che ha su YouTube, quindi molto probabilmente il problema è il mio.
non no, quello beh, che 2 non, milioni di follower. Diciamo che YouTube viene sempre un pochino accantonato, perché è uno di quei canali in cui, sai, trovi le risposte tipo Yahoo, perché tutte le risposte alle domande le ritrovi su YouTube, però io Howard non l'ho mai visto, mai sentito. Cioè, se non fosse stato per l'Isola dei Famosi, credo che sarebbe rimasto così, in una cantinola. Soprattutto poi cara Elvira ha detenuto un altro record, perché pur essendo partito abbastanza magro per l'isola ha perso ben 16 kg, quindi pian piano stava svanendo via insieme alla palapa e tutto il resto dello scenario dell'Isola dei Famosi. Per fortuna l'edizione è terminata giusto in tempo per la tartaruga di Cerioli, che ormai nominiamo ad ogni puntata, ed anche per far riprendere un attimo di peso ai concorrenti. Il nome reale è Simone Pacello, è campano, quindi giochiamo un po' a casa nostra, e soprattutto ha le idee molto chiare di quello che vuole fare nella sua vita, che non è l'influencer, no, bensì l'attore comico. Sì. Tanto è vero che lui, devo dire la verità, è simpatico, abbastanza irriverente, quindi una base la potrebbe avere. Meno male che non ha detto almeno conduttore, esatto, o qualcosa di più impegnativo. Infatti ha detto: per piacere non mi date, regalate somiglianze con Tommaso Zorzi. I nostri percorsi sono diversi, lui forse ha accelerato un po' troppo i tempi. Io anzi ho pensato di partecipare a uno dei reality più famosi della storia della televisione italiana, proprio per lanciarmi gradualmente nel mondo della TV, farmi conoscere, fare esperienza anche con personaggi molto più famosi di me che hanno composto il cast, e poi vediamo se studiando, lavorando con la gavetta dovessi riuscire a coronare il mio sogno, ossia diventare appunto un attore comico. Quindi fin qui almeno tutto sì, regolare. Sembra un ragazzo con la testa sulle spalle che almeno interpreta la vita in un modo un pochino più profondo, perché abbiamo visto come in realtà oggi la televisione è diventata un contenitore di tutto e di più. Quindi credo che questo paragone con Tommaso Zorzi, se non l'avesse fatto lui, l'avremmo fatto noi, perché insomma le dinamiche sono più o meno le stesse, sebbene da una parte si parla di grande comfort e dall'altra invece di discomfort totale. Fatto sta che insomma Howard ha stupito un pochino tutti per la sua vittoria, e questa cosa continua a far discutere tanto i social, perché insomma chi l'ha votato a sto ragazzo che ha vinto se nessuno lo conosce? Quei 2 milioni di follower, quei di 2 milioni di YouTube. E devo dire che insomma anche interpretare ciò che dice risulta essere molto lineare, quindi non vedo qualcosa che non va, e per la prima volta sentiamo un ragazzo che vede anche il settore attoriale in un determinato modo, quindi studiare, fare pratica, non lanciarsi in una prima serie TV o in un primo film semplicemente perché è il vincitore dell'isola. Anche perché, devo dire la verità, lui ha superato sempre brillantemente tutti i televoti, quindi evidentemente uno zoccolo duro di tifosi, di fan, li ha sempre avuti. Tant'è vero che anche la mia mamma, che ha seguito di più l'Isola dei Famosi rispetto a me, ha detto: dovesse arrivare in finale, visto che ha superato appunto tutte le prove, le sfide, i televoti, è molto probabile che conquisti lui la vittoria, e l'ha fatta ai danni poi di Valentina Persia. Ho visto un po' il suo profilo ieri sui social, è fantastica, continua a cucinare con sì, cocco, il riso. Cocco con l'acqua salata, riso, quindi secondo me è anche molto soddisfatta dell'aver perso peso. E appunto proprio lei, guardandosi allo specchio, che è stata un'esperienza un po' traumatica per tutti, invece si è vista bella. Sì, si è vista bella, e devo dire che ho fatto la tua stessa cosa ieri, perché sono proprio curiosa di vederla a figura intera, perché vero, è cambiata tantissimo, e devo dire che questa trasformazione le ha giovato tantissimo, perché insomma è diventata madre molto tardi, quindi insomma le problematiche femminili ormai le conosciamo, e sicuramente insomma arrivare in finale con Howard è stato anche un riscatto per lei, perché è stata molto criticata anche da Catrina Cascella, insomma una serie di opinioniste che sono all'insesto di Barbara D'Urso, quindi vi lascio immaginare il livello, e pare che insomma non fosse molto apprezzata, perché è sempre conosciuta come la ragazza che faceva battute che facevano ridere, quindi è un pochino triste come descrizione, però effettivamente è riuscita anche a risollevare un pochino le sorti dell'isola con queste battutine insieme ad Howard, che almeno ci hanno fatto
fatto divertire, se no una tristezza totale proprio. Parlando proprio di Howard, mi ha fatto sorridere la descrizione del viaggio di ritorno dall'Honduras, perché proprio lui ha dichiarato di essere portatore di mai una gioia, sì. Il che ci fa sempre molto sorridere, ci rispecchiamo poi in questa descrizione. Ci siamo amici proprio. Esattamente, ha detto che in primis il viaggio è stato diviso in varie tappe, quindi è durato un'eternità. Alla prima tappa, una volta che hanno sorvolato il triangolo delle Bermude, c'era praticamente una tempesta e lì ha pensato, ecco, ho vinto ed è stato strano aver vinto contro tutti proprio perché in realtà dovevo morire. Eccoci qua. Esatto, quindi subito così. Poi hanno fatto scalo a Parigi, hanno perso il bagaglio proprio contenente il suo premio. Ed ecco anche lì ovviamente grandi risate, ma anche grande perplessità per la propria fortuna sfortuna. E poi quando è tornato, ricordiamo che i naufraghi una volta che sono tornati hanno dovuto osservare un lungo periodo di isolamento, così come imposto dalle norme Covid, quindi subito si sono rituffati nella vita reale. E proprio lì si è appunto lasciato andare ad un selfie con il super premio, molto carino, devo dire che è molto in sinergia, sì, sì, con lo stile isola, un piccolo totem. Sì, un piccolo totem che devo dire è enorme, soprattutto fa la foto insomma con Howard che è magrissimo, fa un po' effetto, però insomma effettivamente anche ridere delle sventure è un buon punto di partenza, perché purtroppo accadono queste cose, soprattutto poi il ritorno da una situazione così catastrofica come quella dell'isola, in cui effettivamente bisogna adattarsi e tentare di sopravvivere, seppur con un team di medici sempre a disposizione, certo. E poi magari trovarsi in una tempesta e non sapere come reagire può far pensare a qualcosa del genere. È vero, bravo però Howard che ha superato tutti questi ostacoli. Vedremo ovviamente se avrà un futuro nella televisione o nel cinema italiano. Intanto Elvira, io ti vedo un po' triste oggi, lo so. Che non è per la tartaruga di Cerioli. Per i capelli di Mosè. Esatto, per i capelli di Mosè che però già stanno crescendo, ma anche sì, per un altro motivo. Che poi rende tristi un po' tutti noi, perché è una notizia veramente brutta. Hanno avuto pure difficoltà a dirla in TV ufficialmente, ci ha pensato Silvia Toffanin con la sua delicatezza. Dopo 4 anni le veline di Striscia non saranno più le veline di Striscia. Io non so se riuscirò ad andare avanti dopo questa notizia. Lo so, sono state le veline più longeve, oltre sì, 900 puntate. Un record. Oltre miliardi di balletti, di stacchetti, col di Gabibbo, coreografie, poi, di vestiti, vestiti, costumini, possiamo dire vestiti in una parte esagerata, esatto. Però devo dire, scherzi a parte, che si vedeva, a differenza degli anni passati, che hanno investito non su vallette ma su ballerine, perché erano proprio brave, brave, brave e anche belle ovviamente. Sì, sì, brave e belle, però effettivamente dopo un po' Striscia ha bisogno di questa freschezza. Quindi io farei ritornare i velini, sinceramente. I velini, sì, pensate anche a noi ragazze, su. E come succede per i conduttori, insomma, anche per le veline ci vuole questo cambio. Fatto sta che, insomma, da questo punto di vista, come hai notato tu, è cambiata anche un pochino la dinamica, perché erano presenti all'attacco e allo stacco del programma, però effettivamente insomma c'era una qualità diversa. Poi c'era il Gabibbo onnipresente che però devo dire rovinava un pochino la scena. Resiste, è sempre simpaticissimo, è vero. Le veline Shaila e Micaela sono state particolarmente apprezzate, lo ripetiamo, bellissime, bravissime ballerine professioniste, atlete, perché fanno vedere delle sì, cose veramente esagerate. E la domanda, il punto interrogativo è proprio sul loro futuro. Si pensa già ovviamente a una possibile candidatura alla prossima edizione del GF VIP. E quindi anche, sai, in combo non potrebbe essere male, oppure sai, un po' tutte quelle cose, quei talent, quei reality, proprio in coppia, proprio magari delle veline, queste cose tipo Pechino Express. Sì, insomma, come Maria Teresa Ruta e la Goria, uguale. Esattamente, qualcosa ci potrebbe essere. Intanto però Shaila ne ha approfittato, lei è fisico, statuario, incredibile, sì, veramente. L'invidia, è l'invidia che parla. Esatto, veramente esagerata,
però c'era qualcosa del suo corpo che non le piaceva, quindi ha approfittato per rifarsi il seno. E ha lanciato anche un messaggio sui social, cioè, stavo cercando di essere seria, ma purtroppo non è possibile. Ha lanciato un messaggio sui social, ovviamente si è affidata a degli esperti, degli specialisti che le hanno consigliato l'iter perfetto per le sue caratteristiche, visto che è molto magra, quindi deve essere un qualcosa tra di armonico. Tra cui Gemma Galgani, perché è diventata un'esperta del settore. Esatto, ci rimane solo questi tipi di interventi, poi veramente diventa una trentenne, una quarantenne, non lo so. E effettivamente poi ha parlato anche del self confidence, quindi un po' della fiducia in se stessi e di come un'operazione, proprio se sentita, può cambiare anche ciò che si pensa di se stessi. Sì, questo è un qualcosa che noi abbiamo sempre detto, l'importante è non esagerare, insomma abbiamo visto come magari la mastoplastica può essere fatta a ragazzine di 18 anni. La foto non l'ha ancora pubblicata, quindi non so, spero per lei effettivamente che sia qualcosa di veramente quasi impercettibile, perché sennò stonerebbe, anche perché è molto elegante, molto carina, stonerebbe tantissimo altrimenti. Sì, il problema di oggi è questo, insomma accertarsi diventa difficile, soprattutto quando poi, insomma, non si sta bene con se stessi, può essere un problema. Sicuramente, insomma, questa scelta è dettata anche dalla voglia di poter cambiare e dalla disponibilità economica, perché prima non credo avrebbe potuto fare qualcosa del genere. Diciamo che, almeno parlo per me, ma penso anche per te, con quei 5.000-6.000 euro, magari un viaggetto alle Maldive sarebbe Ma io ci avrei pensato. Anche per la fiducia in se stessi, perché certo, anche lì, abbronzati, rilassati, quella cresce, meglio. Cresce automaticamente, perché insomma quando la madre natura ti ha fatto in un determinato modo, che cosa ci puoi fare? Come hai detto tu, insomma, qualsiasi caratteristica del corpo poi armonizza con il resto dello stesso, quindi esagerare a volte non è un bene. Però credo che lei voglia semplicemente rispecchiare i canoni che ci sono in televisione, sì. Quindi rifarsi crede che sia l'unica strada per non essere dimenticata. Non credo in questa storia della fiducia in se stessa, perché sinceramente non credo che un seno possa fare la differenza. Vedremo, vedremo le veline dove saranno piazzate nel palinsesto della TV italiana. Intanto noi siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Ale. Appuntamento come sempre a domani, ore 18:30 con Gossip Mania. Buon pomeriggio.